Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Cadale. Sei un paracordano. Ho i costumi del raffreddore. Esatto. Comunque sono Cristian e sono in compagnia di Lucio, che fa lo spiritoso. Bravo, spiritoso, ma intanto oggi è giovedì e come tutti i giovedì noi siamo qui a recensire un bel gioco. Nonostante non stiamo benissimo, siamo anche due persone anziane. È vero. E dovremmo forse riposarci invece che stare qui. Comunque, questo gioco si chiama Rope Escape. Dovremmo essere in pensione. Anche secondo me. Rope Escape, sì. L'abbiamo scaricato al nostro portale di riferimento. Ma stai forse parlando di quel fantastico sito dove io con 3,01 euro alla settimana scarico tutto quello che più mi piace? Esatto, playplanet.playmobile.it. Eccolo, proprio quello. Bravo. E abbiamo scaricato questo Rope Escape, che è un gioco molto semplice, intuitivo. È Pitfall. Non è Pitfall, lo sapevo che cascavi qua. Però ci assomiglia. Ci assomiglia un po' a Pitfall. In realtà lo scopo è un po' più semplice, diciamo così. Sì. Voi dovete farvi catapultare in cielo da questa catapulta. Sì. E poi utilizzando... A colpi di corda, cercare di volare più in alto possibile. Ho capito, il gioco dell'impiccato. Guarda cosa ho preso, il jetpack. E vedi? Cercare di... Cioè, ti puoi agganciare anche i dirigibili. Ma queste dovunque. Monete qui? Le monete servono perché si collezionano così... Aiuto, pam, sono morto. Si collezionano così soldi che possono essere utilizzati poi per dei simpatici gadget. Te li faccio vedere dopo. Prima ti faccio vedere ancora un altro. Va bene, perché ti piace? Perché mi piace, sì. Oh. Quindi bisogna cercare di prendere al volo i massi che ti fanno volare in alto, sì, e non quelli che piombano verso il basso. Vedi? Io noto già che c'è anche una gestione della fisica piuttosto interessante. Sì. Interessante, realistica. Guarda l'omino. Poi spaccata? Sì. Vabbè, comunque secondo me è un po' Pitfall. È un po' Pitfall e un po' l'uomo ragno. Esatto, è una specie di mischione. È un crossover. Un crossover. Vedi, io raccolgo le monete. Sì. E poi, ecco. Ma sei bravo. Sono bravo, hai visto? Sì. Se uno che con la corda, voglio dire, si può anche pensare. E sarai tentato ultimamente, se proprio dovessi dirti la verità. Guarda come viaggio. Sì, sì. Sono una scheggia. Guarda che bei contatti, questo qua ti sei dato proprio un colpo di grazia. L'UFO, c'era l'UFO. Quella era la nave di Space Invader. No. Vedi, c'è un sacco di roba, più si vola nel cosmo e più si riescono a trovare cose. Ci sono anche cose interessanti. C'è anche l'aria rarefatta. Guarda. Mamma mia, quanti soldini che hai raggranellato. Eccolo. Vabbè, insomma, avete capito. No, io no. No, come non hai? Cosa non hai capito? Ti piace? Sì. Finché non cadi... Finché non cado gioco io. Ti posso fare il mostro finale? Va bene, grazie. Bello, però. Ti piace? Guarda, sì. Oh, opla. Al massimo, poi guarda come si aggancia. E adesso? Sei salvato veramente per il rotto della cuffia. Bravo, morto. Quindi adesso mi avevi promesso. Ti avevo promesso, sì, ti faccio vedere. Con i soldini che cosa fai? Ad esempio, con i soldini, noi abbiamo 734 coin, sì, ma li possiamo anche incrementare, perché ad esempio, registrandosi su Facebook riceviamo 2000 coin. Insert coin. Possiamo ad esempio, vedi, cambiare l'omino, utilizzare questo Zulu del Burkina Faso, oppure questo pagliaccio Zulu, pagliaccio Beat. Ma che di quella della no? Bravo. Ah, ok. Una tipa qui che non capisco una chi tipa? Sia. L'omino forma di banana. Ti ho mai raccontato la barzetta delle bambine? L'abbiamo già raccontata. Ah, ok. Il polipo e via discorrendo. L'orango. Poi se proprio uno vuole avere anche un pezzo così, sì, può perfino decidere di cambiare il colore. Questo è fondamentale. Fondamentale. Va bene. Oltre al gioco normale c'è anche il time attack. Sì. Cioè, che vuol dire sopravvivere il più a lungo possibile, bello, nel tempo. E il rope limit. Che cos'è? Il rope limit te lo faccio vedere. C'è un limite alla corda? Esatto. Cioè, cos'è, che limite ha? Opla. È piccolina? Ce l'hai corta? C'è un, vedi? Cos'è quella? Quelli sono dei togo, cosa sono? Sì. Sono dei togo. Quindi hai un certo numero di togo. Basta, adesso l'ho finita la corda. Scusami. Basta, l'ho finita. Basta, muoio. Cioè vuol dire che hai solo tre corde. Ho capito, non ti danno troppa corda. Esatto. Perché sennò poi dopo. Proprio così. Quindi, voglio dire, oltre al gioco normale ci sono anche due varianti
divertenti. Sì. C'è la possibilità di personalizzare e di anche, ti faccio vedere, vedi, se fai il mi piace prendi 300 coins, sì. se fai il login con Facebook. Oh, ma non è solo quello, perché poi puoi condividere i tuoi punti, sì, esatto. farti bello. Farti gallo sulla monnezza, diciamo. Con i tuoi amici. Certo, come faccio io di solito. Esatto. Quindi questo Rope Escape, diciamo che è un gioco immediato, intuitivo, ma anche interista. Speriamo di no. Quindi cioè, cosa vuol dire? Vincere le partite segnando in fuori gioco? Esatto. Ah, ok, va bene. E quindi dategli insomma un'occhiata, perché a noi è piaciuto. Come stava dicendo prima Christian, la parte migliore è probabilmente rappresentata dalla fisica comportamentale del... Guarda, guarda cosa ho preso, guarda cosa ho preso. Ma c'è la corda a tempo? Sì. Aiuto, bravo. Vabbè. È dalla fisica comportamentale, sì, dell'omino. Che comportamentale del che? Che? Cioè, di come l'omino si comporta rispetto alle leggi della fisica. Vabbè, sì, vabbè. Vabbè, ma se non hai studiato... Se non hai studiato... Questo te la faccio passare gratis perché è giovedì. Va bene. Va bene. E quindi cosa ci è piaciuto? Questa cosa. Questa cosa qui. Sì. Vabbè, non mi fai parlare allora. Vabbè. Poi ci è piaciuto. Voglio dire, anche la grafica, tutto sommato, sì, è carina. Sì, ci sta, ci sta. C'è questa bella musichettina un po' che ti entra nel cervello, sì, e non ti esce più. E poi, vabbè, la possibilità di confrontarti su Facebook, che voglio dire, comunque è sempre uno stimolo in più. E poi vedi, comunque il gioco è molto è vario, pur essendo quello che no, bisogna fare. No, ma poi ho visto che insomma nella sua immediatezza riesce comunque a trascinarti. Sì. Cioè, a trascinarti. Per terra, e a romperti l'osso del collo. Cosa non ci è piaciuto? Cosa non ci è piaciuto? Io, guarda, se devo essere sincero... Quasi vabbè, tu, cioè... Sì, vabbè, poi magari dopo un po' uno si stanca. Però io, sinceramente, è un bel po' che ci sto giocando oggi e non mi sono ancora stancato. Tu dici, certo, piuttosto che lavorare, è meglio far questo. Poi sono capace anche io. Ok, va bene. Però, insomma, io mi sto divertendo già da diversi minuti. Va bene, Lucio, comunque, non tiriamo troppo la corda, è casino. Esatto. Video spettatori, video ammiratori, video e soprattutto ammiratrici. Quelle poi ce ne abbiamo tantissime. Soprattutto. Io voglio salutare Katia e Rita. Ah, chi è Rita? Ah, non lo so, io non sparo. Ma sono quelle due sate? No, ho sparato in mia casa per farmi bene. Ah, ok, va bene. Okay. Detto questo, io direi che con Rope Escape e con il nostro servizio playplanet.playmobile.it è tutto. Okay. Noi salutiamo e diamo appuntamento alla settimana prossima. Esatto. Ciao. Ciao.